A rimarcare ancora una volta l'importanza della sburocratizzazione è il presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino, che a margine dell'incontro tenutosi a Marina di Camerota con gli imprenditori locali, con i sindaci del parco, ma anche con l'assessore regionale al turismo Casucci, ha rimarcato quanto i diversi pareri possano rallentare o addirittura bloccare dei progetti. È il caso del progetto Bike Sharing con 37 postazioni del costo di 2 milioni di euro. Io lo continuerò a dire all'infinito, ma dobbiamo adesso mettere in gambe, e ho chiesto, è stata per me l'occasione anche oggi per chiedere ai sindaci e agli amministratori di fare squadra su questo tema, che è quello della sburocratizzazione vera. E quando parlo di semplificazione e sburocratizzazione penso ad esempio che in un'area come quella del Parco Nazionale non è possibile che dobbiamo continuamente perdere del tempo o sottostare ancora a pareri che riguardano parco e sovrintendenza. Allora si faccia una scelta, il parere deve essere unico. Io non penso che oggi un'istituzione come un ente parco nazionale possa lavorare per distruggere il territorio. Non penso che sono tanti i sindaci che vogliono distruggere le comunità che, nelle quali vivono. E allora rispetto a questi temi noi non possiamo continuare ad assistere a ritardi, a pareri illogici e irrazionali, e io potrei fare un elenco infinito. Cito per tutti il bike sharing, che è un progetto di turismo esperienziale di altissimo livello, 37 stazioni in 37 comuni del Parco Nazionale del Cilento, Valle dell'Alburni, la rete di bike sharing più grande d'Italia. Beh, oggi bloccata da 6 mesi, con 2 milioni di euro già pronti per essere investiti, bloccata da 6 mesi perché abbiamo dei pareri contrari da parte della sovrintendenza, o comunque abbiamo ritardi da parte della sovrintendenza. Per me è inaccettabile, e quindi rispetto a questi temi dobbiamo iniziare con serietà, con anche determinazione, portare avanti delle proposte che superino questa burocrazia assurda, inutile, e che genera soltanto sfiducia da parte dei cittadini, immobilismo, e ci fa perdere un sacco di opportunità.